Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Pillole Musicali. Quest'oggi voglio raccontarvi la storia dell'amicizia tra due grandissimi artisti, un artista musicale e un artista del volante. Il 1° maggio 1994 si lasciava Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1, e la sua scomparsa non sconvolse solamente il mondo del motorsport, ma anche l'intero popolo brasiliano, legatissimo alla sua leggenda e che scese per le strade di San Paolo pochi giorni dopo per rendergli l'ultimo omaggio, ed il popolo italiano, perché Senna morì in Italia. Il 1° maggio 1994, alle 14:17, Senna perse il controllo della sua Williams e si schiantò contro il muro di cinta della curva del Tamburello, all'autodromo Enzo Vedino Ferrari di Imola, durante il Gran Premio di San Marino 1994. Il piantone allo sterzo si staccò e si conficcò nel casco del pilota brasiliano, provocandogli un trauma cranico. Dopo 4 ore, alle 18:40, Senna ci lasciò all'ospedale maggiore di Bologna, a 34 anni. Una scomparsa che ha sconvolto il mondo e che lo ha portato direttamente nella leggenda. Una scomparsa alla quale hanno assistito anche due grandi artisti italiani. A Imola erano presenti due cantautori. Uno, molto giovane, era Cesare Cremonini, che citerà Senna all'interno del suo brano Marmellata 25. Ma un altro grande cantautore era presente a Imola il 1° maggio 1994 ed era un grande amico di Ayrton. Si tratta di Lucio Dalla. Lucio Dalla che conosceva bene Ayrton. Lo definiva un uomo dai due volti. Da un lato in pista, indemoniato, non guardava in faccia nessuno, ma fuori dalla pista era un uomo buono. Faceva beneficenza con tutti i proventi delle gare, sosteneva attività di beneficenza in Brasile per i bambini che non potevano permettersi di studiare. Era un uomo veramente buono, Ayrton. Un uomo che non si lasciava mettere sugli allori nonostante il suo talento e le sue tante vittorie. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, suonò a casa Dalla il regista e attore teatrale Paolo Montevecchi. Un attore di Cesena scomparso tragicamente a 60 anni lo scorso anno, che gli consegnò un brano. Un brano che inizialmente doveva chiamarsi Il Circo, che aveva due testi, uno in portoghese e uno in italiano. Era un brano su Ayrton. Pochi anni dopo, Dalla si recò in Brasile per alcuni concerti e conosceva molto bene la sorella e la madre di Ayrton, e gli fece sentire il brano in brasiliano. Le due scoppiarono a piangere e ammisero che erano le parole con le quali spesso Ayrton si descriveva. Per questo Dalla decise di pubblicare la versione italiana come prima traccia del suo album Canzoni nel 1997. Da qui è nato Ayrton, un brano che si basa fondamentalmente sulla chitarra, su alcune note delle tastiere del pianoforte e poi sullo straziante solo di Ricky Portera alla fine del brano. Un brano iconico, iconico come Ayrton, che a 30 anni dalla sua scomparsa rimane ancora vivo nei nostri ricordi. Un brano che Dalla cantò fino all'ultimo. Ora sono insieme, probabilmente, in un altro mondo, in quello che Dalla chiamava il secondo tempo, l'eternità delle leggende, perché quando un uomo è leggenda in vita, dopo la morte, in realtà non muore mai. Questa, per voi, è Ayrton. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poche cose. Per sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare
qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa. E ho deciso una notte di maggio, in una terra di sognatori, ho deciso che toccava forse a me. E ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro al mondo, rimbalzando nella curva insieme a me. Mi ha detto chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono i piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se forse non è servita a niente, tanto il circo cambierà città. Tu mi hai detto chiudi gli occhi e riposa. E io adesso chiudo gli occhi.